Sì, siccome noi siamo una squadra che vogliamo cercare di vincere il campionato e dobbiamo cercare, queste partite sono fondamentali, anche perché loro hanno una buonissima squadra, ci hanno messo in difficoltà e quindi lo sappiamo che troveremo partite così, quindi bisogna essere pronti e fortunati come siamo stati oggi per vincere e fare più punti possibili per cercare di conquistare questo campionato. Sì, ma io penso che dal primo minuto l'abbiamo avuto la partita in mano, ma se io mi ricordo bene, il gol è sbagliato qui con Murano e Maras, nell'occasione, la ripartenza loro abbiamo preso gol, è così, molta gente dice che la Lega Pro è un campionato facile, ma invece si sbagliano, trovi giocatori di qualità dove devi sbagliare meno possibile e dobbiamo essere consapevoli di questo e cercare di sbagliare meno possibile se vogliamo cercare di fare un buon campionato per vincere. Noi l'anno scorso con la Paganese siamo arrivati al playoff, abbiamo fatto per la Paganese un bel campionato, io sono stato benissimo e loro vengono da 3 sconfitte, quindi cercheranno di giocarsela tutte e noi dobbiamo essere pronti come siamo stati oggi. Io so che è una partita difficile perché loro in casa cercano di fare sempre la partita, almeno era così con noi l'anno scorso, e quindi dobbiamo essere pronti a tutti gli ostacoli che cercheranno di metterci. No, io l'avevo detto appena sono arrivato qui, quella partita lì loro giocavano con i ragazzini, e comunque il presidente è sempre così, fa il mercato alla fine negli ultimi 6-7 giorni, quindi così è stato e loro comunque, se vedi all'inizio, sono andati a vincere a Cosenza, quindi bisogna stare attenti e giocarsela sempre al massimo come stiamo facendo. Allora, questa partita è stata una prova di carattere per tutta la squadra, perché eravamo sotto di un gol, l'abbiamo ribaltata come abbiamo fatto con la Juve Stabia, quindi questa squadra ci sta mettendo l'atteggiamento giusto, la cattiveria giusta sotto tutti i punti di vista, ci stiamo allenando bene e ci stiamo facendo trovare pronti. Sì, un po' fuori dal mio repertorio, però è stata frutto di quello che svolgiamo negli allenamenti. Il mister ci fa stare tutti quanti sul pezzo, non fa capire chi gioca, quindi la gente è sempre concentrata al massimo e infatti si è visto anche oggi quelli che sono entrati e soprattutto nel secondo tempo che abbiamo cambiato l'atteggiamento, come abbiamo fatto, ripeto, contro la Juve Stabia, che è stato ribaltato anche lì un risultato dove eravamo sotto, quindi è una squadra di grande carattere. Esatto, mi ha messo 3 quarti, mi ha chiesto di dare vivacità al gioco e velocizzare le giocate in avanti e siamo entrati bene sia io che Reginaldo e quindi ma anche gli altri, abbiamo cambiato l'atteggiamento, è stata quella la svolta della partita, secondo me è stata mentale più che a livello tattico e tecnico, esatto. No, è stata una questione di tempi il gol. Sono andato col tempo giusto, mi sono inserito e l'ho girata bene, è andata dentro. Quindi, ma ripeto, quando la squadra fa bene risaltano anche i singoli dopo, ed è merito di tutta la squadra. Dopo con spazi ridotti e stretti bisogna cercare la velocità di gioco ed è quello che stiamo cercando di fare. Ci alleniamo tutti i giorni con questi concetti. È ovvio, si migliorerà sempre, lo stiamo facendo e bisogna continuare a lavorare appunto sui nostri concetti e otterremo dei risultati. Ma esatto, sarà un'altra partita, infatti ora che abbiamo poco tempo bisognerà usare la testa, fare la vita e alimentazione per recuperare al massimo.